Siamo a Piazza di Siena, secondo giorno di gare qui, e siamo al galoppatoio di Villa Borghese, nello stand di Fiera Cavalli Verona ed Italia Champions Tour con Riccardo Boricchi che saluto. Ciao Riccardo, ben Buongiorno a tutti, ritrovato. buongiorno a tutti. Benvenuto su Eco TV. Riccardo è il fondatore, insieme a Guido Grimaldi, di Italia Champions Tour, che è questo circuito che c'è da 4 anni e che fa tappa, soprattutto da 4 anni, anche qui a Piazza di Siena e che poi si conclude appunto a Fiera Cavalli. Cominciamo insomma a capire, ecco, com'è nata l'idea A di Italia raccontare Champions Tour. Torniamo indietro di di qualche anno, 4 anni. Riccardo. Sì, allora l'idea è nata appunto diciamo, l'amicizia che poi intercorre tra me e Guido Grimaldi, che ormai siamo degli appassionati di equitazione. Lui ormai è un cavaliere, appunto, tra parentesi, partecipa anche all'Oxio di Roma. E quindi un'estate insieme abbiamo detto: ma perché non provare a dare, diciamo, un qualcosa di più al nostro sport, creando un po' più di competitività, creando un po' più proprio di squadra, di affiliazione tra un gruppo di atleti? Perché il nostro sport, che comunque ritengo sia uno sport fantastico, a volte in certi momenti, in certi frangenti, risulta un filino noioso. Quindi abbiamo pensato di realizzare questo circuito composto appunto da più squadre, dove c'è anche la possibilità bellissima di poter intercambiare i cavalieri, perché ogni squadra ha la possibilità di avere addirittura ben 4 cavalieri, che però potrà utilizzare in maniera alternata con un massimo appunto di 2 per ogni tappa. Le tappe ovviamente sono, diciamo, 4 e sono fondamentali: quella di Arezzo, che è la partenza che dà un po' il via, diciamo, all'inizio di questa grande bagarre, diciamo, equestre, per poi arrivare nell'ovale di Villa Borghese, che insomma riteniamo oggi essere uno dei concorsi più belli al mondo, perché insomma la cornice storica. Poi arriviamo nella terra della Romagna, della Riviera, in ottobre, per poi finire con la grandissima finale di Fiera Cavalli, dove è doveroso il ringraziamento al presidente Bricolo e anche all'event manager, il dottor Di Ruzza, che comunque ha creduto sin dall'inizio, sin dal primo anno, quindi sono oltre 4 anni, che, diciamo, ci appoggiano in questo progetto di Italian Champions Tour e che comunque hanno creduto in noi e, diciamo, alla fine noi abbiamo dato la motivazione per far questo, e che le squadre stanno aumentando, gli sponsor sono sempre più presenti nel nostro circuito, e la cosa bella è che ci sono tanti sponsor anche di extra settore, cosa che serve moltissimo alla nostra, diciamo, attività equestre. Assolutamente, tra l'altro noi abbiamo visto su Eco TV proprio la prima tappa, quella di Arezzo. Qui siamo a Piazza di Siena alla seconda. Ecco, la particolarità è proprio questa, che comunque gareggiano e vanno in gara i migliori cavalieri e cavalli italiani che sono anche poi in gara a livello internazionale. E quest'anno c'è anche la novità della categoria Pro, Della appunto, categoria che Pro, sì. coinvolge anche, diciamo, i cosiddetti, tra virgolette, amatori, ma non Amatori, ma solo, no? non Che solo, sì. cercano. La categoria Pro, diciamo, nasce un po' con l'idea, sempre appunto del dottor Grimaldi, di poter, diciamo, avvicinare sia la famiglia, sia il centro ippico, sia, diciamo, quelli che vogliono saltare magari un'altezza minore, perché ricordiamo che la categoria sport si parla di due, diciamo, giornate da 1,45 m, tra cui la seconda giornata mista, quindi una gara molto selettiva e molto difficile, tra parentesi, con l'inserimento anche, diciamo, di cavalieri internazionali. Anche ad Arezzo sono partiti 3 cavalieri internazionali di altissimo profilo. Come dicevo, nello sport grandissimi cavalli, grandissimi cavalieri, e nel circuito Pro, che quest'anno per la prima volta è entrato a far parte di questa grande famiglia di Italian Champions Tour, la possibilità, come è successo padre e figlio, oppure l'istruttore con l'allievo, di poter, diciamo, disputare questa gara, che comunque si terrà, appunto, ricordiamo le date e i giorni, diciamo, sabato e domenica al circuito Pro, mentre per quanto riguarda l'Italian Champions Tour nell'ovale di Villa Borghese, oggi che è venerdì e domani che ci sarà, diciamo, la gara mista. Esatto, la categoria sport gareggia nello storico ovale di Villa Borghese, appunto Piazza di Siena, mentre la categoria pro è qui proprio al galoppatoio di Villa Borghese, dove comunque insomma c'è anche qua un bellissimo scenario, e tra l'altro sono proprio tutti gli stand, insomma, dove si può vedere un po' tutto il mondo equestre Sì, legato, insomma, a dobbiamo questo dire che io ormai settore. sono diversi anni che frequento questo bellissimo concorso, e questa idea di Marco Di Paola nell'ampliare il circuito, passare oltre che dall'ovale, ma venire qua, diciamo, nel galoppatoio, che all'inizio era quasi, no, un po' criticato, però visto come il punto di serie B.
invece mi sto rendendo conto sempre di più, e questo ce lo dimostra anche il flusso di gente, che questo veramente è una parte integrata di Piazza di Siena, e questo è una bella gioia, e credo che comunque i cambiamenti a volte servono per ampliare e per far sì che il nostro sport possa crescere. Ecco, la risposta da parte dei cavalieri a questo circuito, nel senso, diciamo, anche loro sono molto coinvolti, per loro è comunque un impegno importante, no, da onorare. Sì, allora, è un impegno importante, infatti i primi anni erano partiti un po' in sordina, usando magari i loro secondi, terzi cavalli, prendendo un po', forse quasi sotto gamba l'evento, ma in realtà è una gara di 1,45 m, molto selettiva, montata appunto dai migliori direttori di campo che sono presenti nelle strutture. Quindi già ormai da un paio di anni i cavalieri utilizzano i loro primi cavalli per poter saltare questo circuito. Ricordiamo che comunque è dotato di un montepremi veramente importante, perché tra la Pro e la Sport superiamo ampiamente i 300.000 euro, quindi sicuramente un grande montepremi, quindi diciamo una possibilità da parte dei cavalieri di doversi, diciamo, misurare con gli altri cavalieri allo stesso pari. L'aspetto economico comunque alla fine è sempre importante, appeal chiaramente alla competizione. Ecco, ricordiamo appunto che abbiamo visto già la tappa di Arezzo, e qui stiamo vivendo la seconda tappa, quella di Piazza di Siena, detto poi ha citato San Giovanni a Marignano. Ecco, l'atto conclusivo, Fiera Cavalli, diventa, cioè, non soltanto sulla verità di Champions Tour, ma proprio per tutta la stagione del mondo equestre, no? La chiusura diciamo del mondo equestre, sia anche della federazione che ha tanti eventi in chiusura, sia per la Coppa del Mondo, che ricordiamo essere l'unica tappa di Coppa del Mondo in Italia, è di altissimo profilo, i migliori cavalieri al mondo si presenteranno come qui a Villa Borghese, e anche la finale dell'Italian Champions Tour, che va a concludere il suo quarto anno con tanti sistemi, tante nuove idee, perché poi a Verona ci sbirrazzariamo molto di più anche sul fatto delle premiazioni, di fare sempre più spettacolo e show, perché il nostro mondo ha bisogno di questo. Ecco, invece mi interessava, ecco, il tuo rapporto con Piazza di Siena, ecco, quando sei qui a Roma, insomma, che ricordi hai, che sensazioni hai? Vabbè, ripeto, lo confermo essere uno dei concorsi più belli al mondo, sia per la cornice, sia anche per l'elevato, diciamo, valore tecnico dei cavalli e dei cavalieri. Che dire, Piazza di Siena, comunque noi appassionati, io sin da piccolo, mio padre è allevatore di cavalli da trotto, quindi sono nato in questo mondo dei cavalli, e sin da piccolo Piazza di Siena è sempre stato un sogno, no? Sia venire a vederlo che per partecipare, per vedere i grandi cavalieri, e quindi anche alla mia età, che comunque non è più giovane oggi, penso che essere qua è sempre una grande emozione e una gioia, essere poi partecipe anche con questo nuovo circuito di Italian Champions League. Infatti, particolare, no, questa cosa, comunque tu adesso ti occupi di salto ostacoli, però nella tua famiglia c'è un allevamento di trotto, sì, quindi noi che siamo su AgoTV, che poi seguiamo sempre le corse, questo è importante, tra l'altro con anche con dei cavalli, sì, di altissimo che hanno ottenuto profilo, sì, livello importante. L'esempio con la Castelluccio CAF, che è un po' comunque brandizzato, cavalli come Sploa CAF, vincitore dell'Elitop, vincitore di Agnano, e tanti altri prodotti che comunque, diciamo, hanno messo in luce l'allevamento italiano, quindi insomma una famiglia di appassionati di cavalli, dai. Ecco, ti chiedo, quanto è cresciuto effettivamente dalla Champions Tour in questi 4 anni, e qual è l'obiettivo, diciamo, che vi siete posti per il futuro? Ma allora, degli ultimi 4 anni c'è stata veramente proprio un'impennata anche proprio di richieste, infatti abbiamo diverse squadre che sono una sorta di pseudo lista d'attesa, perché comunque, diciamo, per un nostro volere non vogliamo superare le 16 squadre, perché dovrà essere una gara snella che duri massimo, appunto, 16 squadre sono 32 cavalli, quindi massimo i 45-50 minuti di gara, perché deve essere una gara snella, veloce e comunque appetibile anche dal punto di vista, diciamo, dello spettatore, che non è magari un super appassionato ma che vede il nostro sport e quindi lo vogliamo un po' catturare. L'idea è quella di andare a cercare sempre delle location migliori, sempre delle situazioni, diciamo, nuove, quindi l'idea futura anche di fare un evento all'estero dell'Italian Champions Tour, quindi insomma lo vedremo un po' più avanti nei nuovi progetti. Intanto lo seguiamo su AgoTV, perché ci saranno appunto degli speciali, abbiamo visto quello di Arezzo, vedremo quello di Piazza di Siena, Piazza e poi anche, e anche le prossime le varie tappe che ci saranno. Riccardo, ti ringrazio. Grazie, naturalmente ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto il tuo lavoro e per tutto il lavoro che avrai da fare da qui in avanti.